la parola a Maria Schillaci. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno autorità, buongiorno a tutti voi cari amici. Non avevo previsto un intervento, ma stamattina ho deciso di confermare, dietro richiesta di un mio intervento, di confermare questi pochi minuti che ho a disposizione per dirvi quanto segue. Anch'io faccio riferimento, come ha fatto nel precedente intervento chi mi ha preceduto, faccio riferimento all'intervento del sindaco Stancanelli, quando parlava della valorizzazione del territorio. Bellissima parola questa, che ci vede tutti uniti e compatti, ma mi dispiace che siano soltanto delle belle parole. Io credo nella buona fede del nostro sindaco, ma ritengo che nei fatti il governo nazionale, che è rappresentato proprio dal suo partito, nei fatti concretamente abbia intrapreso strade ben diverse da quelle che portano alla valorizzazione del nostro territorio. Qualcuno ha parlato del polo culturale, ha parlato di Federico II, delle nostre tradizioni, delle nostre origini di cui ci vantiamo giustamente, e delle bellezze naturalistiche di cui ha fatto cenno Goethe nei suoi viaggi in Italia, come noi tutti sappiamo. Qualcuno ha parlato del problema dell'inquinamento e delle patologie che scaturiscono, che derivano dall'inquinamento. Ma tornando al nostro governo, che cosa ha fatto? Ha investito in maniera dissennata in finanziamenti, ha destinato i fondi FAS nella maniera di cui voi tutti sapete, questa è la verità del governo Berlusconi. Ha fatto sì che oggi la Sicilia abbia un triste primato del 53% ed è sia divenuta il serbatoio dei rifiuti di tutta la nazione, mentre invece ben altri percorsi avrebbe dovuto intraprendere una strada che salvaguardava e tutelava l'ambiente, come ha detto bene Marisa Falcone. E allora, in definitiva, oggi dobbiamo riappropriarci dell'orgoglio di essere siciliani, essere uniti e compatti con il progetto di Raffaele Lombardo. E così come bene ad affermato in numerose occasioni, dobbiamo essere coesi, uniti, abbandonando ogni corrente che ci vede suddivisi all'interno del movimento, per poter far sì che la nostra voce di siciliani, con l'orgoglio di esserlo, possa essere sentita nelle sedi opportune e in ambito nazionale, perché la frammentazione non giova. E concludendo, e finisco il mio intervento, se Bossi parla di quattro ministeri, allora, signor Presidente, noi chiediamone otto in maniera divertita e arrogante, e vediamo se non ritira questa richiesta assurda. Grazie, buongiorno. Grazie.